Anno 1815. Al porto di Marsiglia attracca il mercantile Faraone. Il vecchio capitano della nave è morto durante il viaggio e lo ha sostituito il giovane Edmond Dantès. Questi, felice per la sua promozione a capitano, decide di sposare la bella Mercedes, a cui è legato sentimentalmente da tempo. Ma Mercedes è anche corteggiata da Fernando Mondego, il quale è innamorato della ragazza ma non ricambiato nel suo cuore. Un ufficiale del mercantile Faraone, Danglars, in alto nella foto, è divenuto invidioso di Dantès per la sua rapida carriera e assieme ad altri amici cerca di nuocere al proprio capitano. Per il suo complotto, Danglars trova alleati in due amici, Fernando, rivale in amore di Dantès, e nel viscido sarto Caderousse. I tre scrivono una lettera anonima alla polizia, nella quale accusano Dantès di essere un seguace di Napoleone Bonaparte esiliato all'isola d'Elba. La denuncia segue il suo corso e giunge nelle mani del vice procuratore Villefort, a sinistra nella foto, il quale interrompe la cerimonia del proprio fidanzamento per far arrestare Dantès, che sta festeggiando anche lui il suo fidanzamento con la bella Mercedes. Dantès si presenta a Villefort. Egli è sicuro di sé e respinge l'accusa che è decisamente falsa. Egli, infatti, ha eseguito soltanto le ultime volontà del capitano morente: consegnare una lettera al dignitario di Napoleone all'Elba. Qui gli è stato consegnato un messaggio del quale egli ignora il contenuto, che dovrebbe portare ai bonapartisti di Parigi. Il vice procuratore Villefort sembra convinto dell'innocenza di Dantès, ma vedendo sulla lettera che si è fatta consegnare il nome del destinatario, ha uno scatto improvviso e la distrugge. Essa è indirizzata ad un noto capo bonapartista, proprio al padre del vice procuratore Villefort. Questi, per mettere a tacere ogni possibile sospetto su suo padre, fa condurre Dantès nel tetrocastello d'If. E per impedire che egli parli con qualcuno, lo fa segregare nella cella di rigore. Gli anni passano e benché Dantès sia innocente, la grazia non giunge. Un altro detenuto, che ha scavato per anni un cunicolo sperando di arrivare fuori dal carcere, giunge invece nella cella di Dantès. Si tratta dell'abate Faria, a destra nella foto, condannato anch'egli ingiustamente per motivi politici. È un uomo di grande cultura e felice di poter comunicare con qualcuno, istruisce Dantès e lo guida negli studi e lo aiuta a far passare il tempo. Dantès apprende in carcere dall'abate Faria che il vice procuratore Villefort è figlio del vecchio capo bonapartista Noirtier, l'uomo al quale Dantès avrebbe dovuto consegnare a Parigi una lettera. Dantès capisce così che l'ingiustizia che gli è stata fatta è le ragioni di quella inspiegabile condanna. Malgrado i due carcerati tentino di scavare un'altra galleria, la fuga risulta ormai impossibile. Stremato da molti anni di prigione, il vecchio abate Faria muore. Dantès segue il consiglio che Faria gli aveva dato qualche giorno prima, cioè sostituirsi a lui, una volta morto, nel sacco che i carcerieri getteranno a mare. Dantès attua felicemente il suo piano e, appena in mare, nuota disperatamente verso la libertà. Thank you.
marinaio sa nuotare e non spezzarmi la fune. Abbastanza. Meglio, no? Avrai le gambe dure come il legno, ci penso io. Adesso anche me. E col rum sulle gambe salterai su come un grillo. Prima, bevi. Oh, ti piace il rum? I miei compagni. Dove sono? Eri solo, non abbiamo visto nessuno. C'erano altri? Io non ho visto nessuno. Dove eri imbarcato? Sulla Santa Balbina. Ero là sopra. Non la conosco. E avete fatto naufragio? Sì, questa notte. Ci sono scogli qua attorno. Oh. Sei francese? No, di Malta. Ah, per questo che parli italiano. Bene al vento! Sto meglio adesso. Grazie. Tutto a dritta! Barra sottovento! Dove sono? Perché? Voglio sapere chi mi ha salvato. Chi ringraziare. Non ha nome. Ricordatelo. Quella faccia lì ti ha tirato su. E questa faccia qui ti ha visto per prima. E io ti tengo sulla mia nave. Quello che devi sapere è già abbastanza. Non faccio domande io. E quella barba? Più un brigante che un marinaio. Un voto. È stato un voto che ho fatto al paese. Ah, ecco. Dovevi tenertelo caro il tuo santo per crescerti codesta cappuccina. E cosa facevi su quella nave? Il timoniere. Conosci il mare qui intorno? Sono pochi i porti dove non saprei entrare. Ad occhi chiusi. E bravo il nostro maltese. Livorno lo conosci? Certo. Allora me lo farei vedere come ci si entra. Noi siamo diretti a Livorno. Se vi andate con queste bordatine arriverete 2 giorni dopo. Chiudere più vento e vi arriverete prima. Se chiudo più vento si va dritti all'isola di Rion a fracassarci come la Santa Balbina. Vi passeremo a 50 braccia. Prendi il timone allora. Faccelo vedere un po'. Se ci riesci, questo orecchino è tuo. Se mi fai uno scherzo, i pesci mi diranno grazie. Ho detto 50 braccia. Vele al vento! Prendilo, te lo sei vinto. Noi andiamo a Livorno. Se vuoi che ti lasciamo lì, fa come credi. Se vuoi rimbarcarti con noi, meglio ancora.
ma se resti, sappi che sei fra amici. Amici. Allora, resto tra amici. Al castello di... No. Sei scappato da lì. Non lo so da dove sono scappato. Ma tu? Per ora sei qui e qui non si fanno domande. Oh, niente scherzi di coltello, eh? Sulla mia barca c'è posto per tutti, ma si fila d'amore e d'accordo. Col contrabbando si guadagna bene. Quelle casse di armi, per chi sono? Troppo curioso, giovanotto. Questo mi dice, il maltese, lui non ce la fa a passare a 50 braccia. Bada, gli dico io, che questo ci passa a 50 braccia. Scommessa? Qua, 10 franchi alla mano, all'avessi visto. Questo maltese ti passa a 50 braccia, né una più né una meno. Lo sai che c'è rimasto, padron Gaspero? Ah, adesso sì ti si vede per quello che sei. Pulito, eh? S'era fatto il voto lui. Adesso via, che si parte subito. Non credere, adesso che sei nelle maniche di padron Gaspero, di poter fare il comodo tuo, che se si arriva in ritardo lo senti che ripasso ti fa. Padron Gaspero doveva nascere generale. 5, grazie. Il carbone l'ho portato a Marsiglia. Non so. E si va a Marsiglia col carico? Ma no, oh. Don Giamaragliaccio, non ci andate voi a Marsiglia? Sì, noi si va a Marsiglia. Abbiamo avuto come capovento. Vai a Marsiglia, Armando. Mi faresti una cosa? Vorrei avere l'avviso di un vecchio, un certo Maltese, andiamo! Su, andiamo! Su, andiamo! Il numero 15. Grazie! A bordo! A bordo! Ehi! Salutatemi a Iaccio! Perché si chiama Iaccio? Sei arrivato. Ad Iaccio. È impossibile fino a domani. Sì, ad Iaccio. Non si scende a terra. Si prende la roba che gli altri hanno lasciato, si carica e poi si va ad Iaccio. Il contrabbando si fa così, tonto. A terra dove? A Monte Cristo. Se avessi da fare i conti verrei anch'io. Te lo farei vedere come si spara alle capre. Non ci credi? Non ho bisogno di lezioni. Sono andato a caccia fin da bambino. Vai, vai. Fra una settimana che si torna qui mi prendo tempo e vengo anch'io con te. Vai, ma fra un'ora devi essere di ritorno. Intesi? Arrivederci fra un'ora e preparatevi a mangiare capretto.
sei fatto male? Com'è successo? Mi fa male. Lasciatemi giù. Portatelo a bordo. No, no, lasciatemi qui. Come lasciarti qui? Fra una settimana dovete tornare, no? Basterà che mi lasciate un po' d'acqua, dei viveri, una torcia e della polvere da sparo. Ecco fatto. Mi dispiace lasciarti qui, ma dobbiamo proprio partire. Hai tutto. Non correr dietro alle donne. E non ti far mangiare dalle capre. Addio. 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 Nei registri navali di Liverpool. Il numero è indicato nella carta di navigazione e così la stazza ed il resto. Tutto ciò che occorre è scritto lì. Ecco, sì. Così lo ricopio nei miei registri. Avvertite, Sua Signoria, che le operazioni di sbarco volgono al termine. Proveniente? Da Genova. È tutto scritto, commissario. Di proprietà di?
Lord Wilmore. Anche questo è scritto, vede? Veramente qui si legge Jonathan Boswell. Jonathan Boswell, sì. Quinto Marchese di Wilmore. Wilmore. W. I. L. M. O. R. E. 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 È possibile ritenere concluse tutte le formalità? Sì. Are you ready? We are, my lord. Prego essere io. Dare saluto di Marsiglia a Lord Wilmore. Molto gentile. Good morning. Morning to you, sir. È già l'imbarcadero. Grazie. Papà Dantès è morto. Sì, signore. Morto non so più quanti anni fa. È morto nel 16. L'anno dopo che gli hanno arrestato il figlio. Ora siamo nel 30, sono 13, no, 14 anni. Sapevo che era morto. Forse parlò con voi un marinaio, qualche mese fa. Sì, 6 mesi fa. Venne un giovanotto a chiedere notizie. Voi lo conoscevate bene? Papà Dantès. Chi non lo conosceva qui intorno? Veramente, noi solo negli ultimi tempi. Lascia dire a me! È morto di miseria, il povero vecchio. E di dolore, signore, l'anno dopo che gli hanno tolto il figlio. Se non c'era Morel... L'armatore Morel lo conosce. Morel, a aiutarlo, a venirlo a trovare. Fu Morel a scoprirlo morto. Lei lo conosceva, papà Dantès? Un poco. Ma Caderousse abitava qui? Sì, abitava nella porta accanto. Noi siamo venuti a stare qui dopo. Caderousse, dicevo, non fece qualcosa per il povero vecchio? Sì, appena morto papà Dantès, quello lì ha pensato bene di fare piazza pulita di tutto quello che c'era in questa stanza. I mobili. Il letto, anche il letto. E si è portato via tutto. Ah! Abbiamo solo... Abbiamo solo trovato questa borsa quando siamo venuti a stare qui. Guardi, con le iniziali del signor Morel. Caderousse si è vergognato di prenderla. La prendo io. Per ricordo. Se me la date. Oh, prego, signore. Grazie. Per i bambini. Grazie, signore. Ed ora, Caderousse, dov'è? Mo? Di, Caderousse, dov'è adesso, eh? Oh, per un po' non si è più saputo. Ma ora, ora si è comprato una locanda, dicono. A Pont du Gard. Pont du Gard. Buongiorno. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Questo, signor Caderousse, sic et simpliciter. Perché? Proprio a me.
questo diamante è stato affidato a me, abate Busoni, nella mia qualità di cappellano del castello di Edmond Dantès. Ne sovviene? Sul punto di morte, Edmond Dantès mi dette brevi manu questa pietra preziosa. Me la affidò ingiungendomi di darla ai suoi tre amici, Fernando, Danglars e naturalmente lei, Caderousse. Venderla per ricavarne moneta e che poi il ricavato fosse ripartito fra voi tre. Gli amici, mi disse. Edmond Dantès. Sì, sì, il povero padre mi è morto fra le braccia. La pena. Fino all'ultimo io lì a consolarlo, sfamarlo, togliermi il pane di bocca. Un attimo. Sì, sì, di sopra c'è mia moglie. Scusi, scusi tanto, sa. Ma abbiamo la fiera. Il bene ha sempre un premio. Ora Edmond si è ricordato del suo vecchio Caderousse. Vuol bere un goccio, eh? E gli altri due? Caderousse! Ehi, tu! Ehi, dico a te, Caderousse. Chi è che conto? E fare? Che ci fa quello? Va via! Via! Scusi. Scusi, scusi tanto, sa. E gli altri due, Fernando, Danglars, Danglars, un uomo fino, quello, lui questa la sa usare. Milioni si è fatto in affari. Sì, sui, diciamo, sui. E banchieri a Parigi. Degli amici non si ricorda più. Neanche di quelli che se volevano. Io glielo dissi, bada, che ne posso dire io delle cose. Ma lui ha alzato le spalle. Ha ragione lui, con i soldi. E chi mi ascolta? Lui compra tutti, se vuole. Ma prima io potevo dire... Cosa? No. Va diviso per tre. Tanto, lei è prete. Mi posso confessare?
Sa cosa fece Danglars? Fu lui che fece andare dentro quel povero Dantès. Come? Voleva fargli uno scherzo. Io ero lì, uno scherzo, diceva. Oh, anche a me l'hanno fatto, perché mi diedero da bere. Lui e Fernando. E mi ubriacarono. Se no... Lui Danglars voleva diventare capitano al posto di Dantès. Scrisse una lettera con la sinistra, una lettera alla polizia, che diceva, non mi ricordo cosa, che era un traditore, Dantès. Una cosa così. Il ragazzo si doveva sposare e noi siamo lì che mangiamo e balliamo tranquilli e beati. Arriva la polizia. Chi è qui Edmond Dantès? In nome della legge e pace. Danglars. E questo sarebbe l'amico. Fernando. Fu lui a spedire la lettera. L'ho visto. La raccoglieva da terra. Io ero ubriaco, ma l'ho visto. E poi... arrestato il mo, sparisce. Boh. Mercedes piangeva. Lui sparisce. E torna capitano. Oh, Fernando, capitano! E non era passato un anno. Adesso è conte. Il conte di Mosè. Di Morsè. Di Morser. Se ne sta a Parigi. Ricco. Onorato. Oh, pari di Francia! Lo volevo salutare. Vado a Parigi. E lui mi ha fatto così. Per la strada. Lui e la sua bella moglie. Ah! Ah! Adesso viene il bello! Lei sa chi ha sposato Fernando! Mercedes! L'innamorata di Edmond! La sua promessa sposa! Abate! Ehi, abate!
Mercedes, anche tu. Gli alberi e questo sole li riconosco uguali. Ma tu, Mercedes, sparita, nemica, perché proprio tu come gli altri? Un amore nel tempo brucia come una fiammata. Un fiore gettato dietro le spalle. Ecco il nostro amore, Mercedes. Io ho vissuto per te. Mio cuore, nido di pietra. Riprendi il battito adesso. Non ti fermare. C'è ancora un giusto ad aiutare. Edmond, un uomo che ha bisogno di te. Lui non ti aspetta. Anche lui ti crede morto. Ma tu gli puoi offrire una mano. Morrel. Morrel. Le hanno detto chi rappresenta? La banca Thomson e Friends. Eccoti. Secondi. Rappresento la banca Thomson e French nei suoi interessi in terra francese. Prego. E vengo subito al punto, signor Morrel. La banca mi ha dato incarico di effettuare alcune operazioni in Francia, allo scopo di rifornirmi di denaro il più rapidamente possibile ed anche il più direttamente possibile. La banca ha pensato di riunire i crediti che possiede nei suoi riguardi e che scadono in un unico conto fra 5 giorni. Conto aperto a mio nome e sotto la mia diretta disponibilità. Ecco. Lei vuol dire che la banca ha delle mie cambiali? Le ha. Che ci sono state girate per l'incasso. Ecco. La prima del signor Boisville. 200.000 franchi. La seconda dal signor Dupré, 32.500 franchi. E quest'ultima, girataci dalla banca Wild Turner di Marsiglia, 55.000 franchi. Il tutto 287.500 franchi. 287.000? Esatto. Pure nella più assoluta fiducia che la banca ha sempre riposto in lei, signor Morrel, mi permetto di farle notare che è voce corrente che questa volta le sarà molto difficile far fronte ai suoi impegni. La casa Morrel non ha mai rifiutato un pagamento. 35 anni che l'ha retta mio padre, 24 che io... Tutto questo è assolutamente vero. Ma da uomo d'onore a uomo d'onore, lei può pagare con la stessa puntualità delle altre occasioni? Sì. Pagherò tutti i miei debiti. Se, come spero, la mia nave col suo carico ritorna dall'India in tempo qui a Marsiglia. È una ricca partita di spezie. Ed è anche l'ultima mia risorsa, dopo tutti i rovesci che ho subito. E se anche quest'ultima risorsa venisse meno? Dovrei sospendere i pagamenti. Ho visto entrare una grossa nave in porto, venendo qui da lei. Potrebbe essere la sua. No, mi sono già informato, non è la mia. È la Gironda. Anche quella viene dall'India, ma non è il mio faraone. È il faraone? Che aspetta? Sì, è la mia ultima nave, un brigantino. Anche la Gironda era una mia nave. Ma l'anno scorso fui costretto a venderla. Papà! Dio mio! Che? Papà! Gili! Che c'è? Gili! Il faraone? Sì, è
coraggio. Salvi. Tutti salvi. Oh, ma la nave. Almeno le famiglie dei marinai. Entrate. Entrate, Penelope. Buongiorno, signor Morel. Buongiorno. Ci sono anche gli altri, ma non sono voluti salire. Perché non li vai a chiamare? Va, va! E il capitano? Niente, s'era... Niente, non abbia paura. S'era fracassato una gamba ed è rimasto a Palma. Dimmi cos'è successo, Penelon. È affondata la nave, signor Morel. Eravamo a qualcosa come 15 miglia da Capobianco. Beh, anche 18, maestro. E si filava con una brezza sud, sud-ovest, che era un piacere. Il capitano mi si avvicina. Mastro Penelon, che te ne pare di quelle nuvole basse, laggiù, all'orizzonte? Capitano, quella è una tempesta, bella e buona. Hai ragione, Penelon. Bisogna serrare le vele. Si serra tutte le vele e barra il vento. Dritti alla cieca, dritti alla tempesta. Con un vecchio bastimento. Rischiare così. È quello che si diceva anche noi. A secco di vele. L'acqua si imbarca a barili. Lui niente. Il capitano mi dice, Penelon, c'è una falla. Lui si mette alla barra e io scendo di sotto. E c'è una falla brutta, signor Morel, che c'erano 3 piedi d'acqua. Si mettono le pompe, ma entrava più acqua di quella che toglievamo. Dopo 3 ore, il vento cala, ma l'acqua no. Ormai si è arrivati a 7 piedi d'altezza. Il capitano ci fa, via tutti! Zan! Tutti si trovano sul ponte. Si sale sulle scialuppe. Il capitano vuol restare. Allora io gli do uno spintone che mi scivola lungo la fiancata. E così... si rompe la gamba. Faremo un 50 braccia e prima di punta e poi di poppa la nave va giù. Va giù. Suonava la campana, la piccola. E noi si piangeva tutti. A forza di remi si faranno 2 miglia e poi passa la gironda che ci tira su. Nelon, sono certo che avete fatto tutto il vostro dovere. Passate dal contabile, la paga vi sarà data immediatamente. Non parliamo di no, questo. No, no, vi spetta. Noi ci vorrebbe. Si era detto fra noi. No, amici miei, io darei una gratifica di 200 franchi a ciascuno di voi oltre la paga. Ma non lo posso fare. Noi si diceva che si vorrebbe adesso soltanto 50 franchi. No. E poi quando le farà più comodo, gli altri 150 dei 3 mesi che ci deve. Io, signor Morel, dei 200 franchi ne ho bisogno, mi perdoni. No, no, ma io... no, ma siete tutti, tutti della brava gente, tutti. Anche tu, anche tu. Andate, prendete i 200 franchi e andate. Se trovate altro lavoro, io vi lascio liberi. Come? Non ho più navi, Penelon.
Se non ha più navi, noi aspettiamo. Ma naturalmente. Lei ne costruisce un'altra. No. Intanto noi, con le mani in mano, non si resta. No, mastro, mastro Penelon. Non ho denaro. Per costruire un'altra nave. Se ne servono soldi, signor Morel, a noi bastano 50. Certo. No, grazie, grazie, amici. Io vi ringrazio. Andate, ci troveremo in tempi migliori, ma adesso andate, andate. Ma noi possiamo attendere. Noi con le mani in mano grazie. Non ci resta. E quando ci vuole... Grazie. Siamo qui. Grazie. Se ha bisogno di noi, signor grazie, Morel. Amici, conti andate. Pure, andate. Manuel, pensa tu a farli pagare. Sentito, sa tutto. Non ho altro da aggiungere. Una nuova disgrazia. Purtroppo. Vorrei fare qualcosa per sollevarla dalla presente situazione. È impossibile. Niente è impossibile. Mi sembra di aver capito che io sono il creditore di maggior consistenza. Sì, il suo credito è la quasi totalità di quanto io devo. Allora è semplice. Lei vorrebbe una proroga per i suoi pagamenti? Una proroga mi salverebbe l'onore. E la vita. Quanto tempo le serve? 2 mesi. Bene. Facciamo 3 mesi. 3 mesi di proroga. Ma lei pensa che la sua banca potrà... Oggi è il 5 giugno e sono le 11 di mattina. Fra 3 mesi, il 5 di settembre alle 11 di mattina, io sarò qui da lei. Arrivederci, signor Morel. Arrivederci. E grazie. Giulia, accompagna il signore. Grazie, signore. Grazie. Com'è diventata grande. L'ultima volta che l'ho vista, lei era piccina così. Ed aveva le treccine. E so anche che lei è fidanzata. Vedi quante cose so. Con Emanuele. Ascolti bene. Fra 3 mesi lei riceverà una lettera. Firmata Sinbad il marinaio. Sinbad il marinaio. Questa lettera le indicherà le cose che lei dovrà fare con la massima urgenza. Mi prometta che le farà. Anche se le sembreranno strane. Lei deve nutrire fiducia e speranza. Sì. Ma lei? Vuol sapere chi sono io? Sinbad il marinaio, no? Penelon, Mastro Penelon. Sì, sono io. Si ricordi, Julie? Me l'ha promesso. Sì. L'accompagna. No, grazie. Mi accompagna Mastro Penelon. Cercava di me? Sì, però non. Devo parlarle.
Venga. Così presto ti sei alzata, è già tutta pronta. Il babbo? Non si è ritirato in camera stanotte, sempre nello studio. Gli ho portato una tazza di caffè alle 4, ma non l'ha voluta. E Maximilien non è venuto ancora. Quando hai scritto a tuo fratello? 10 giorni fa. L'Accademia Militare, lontana da Marsiglia, sì. Che vorrà? Vado io. Julie, chiamami Coclès. No, no. Sì. Quei registri di contabilità che sono di là nell'ufficio cassa, alla seconda scansia a destra. Portameli, 2. Ah, se trovi l'inchiostro, qui è finito. Grazie. No, no, Coclès non mi serve. Portameli tu, eh? Vai. Subito. Vuole i registri. Stanco, papà.
È la prima volta che sto in piedi la notte per lavorare. Grazie, Julie. Adesso vai. Vai di là, vicino a tua madre. Vai. Scusa Marta se ti porto via un po' tuo figlio, no? Scusa. Perché portate addosso una pistola? Quando vi ho abbracciato? Massimilien, tu sei un uomo d'onore. Fra un'ora, meno di un'ora, devo pagare un debito di 287.500 franchi. In cassa rimangono solo 15.257 franchi. È la bancarotta, figlio mio. Tuo padre sta per fallire. Ma non ci sono speranze, possibilità. Nessuno. Il disonore. Massimilien, provvederai tu a tua madre, a Julie, è il tuo dovere. Dovrò lasciare la carriera. Lo farò. Sai che non è per mia colpa. So che siete l'uomo più onesto che ci sia al mondo. Bene, bene. Adesso vai di là vicino a tua madre, la tua sorella. Ti benedico dal cuore, Massimiliano. La provvidenza ti sia vicina. Vivi. Vivi e lavora. E un giorno potrai pagare i miei debiti. Oh. Sarà un bel giorno quello. Potrei dire mio padre è morto. Perché non poteva fare quello che faccio oggi io. Ma è morto sereno. Perché sapeva che l'avrei fatto io. Babbo, se vivo sarei un fallito. Sì. Un uomo che non ha mantenuto i suoi impegni. Ah. Ancora una cosa. Il rappresentante della banca Thomson & Friends è stato l'unico a dimostrarsi umano con me.
e non ti sto a dire il resto. Danglars, il banchiere, quello che una volta era il mio contabile. Sono stato a Parigi per... Ha persino rifiutato di ricevermi. E gli altri, gli amici. Quest'inglese è stato l'unico a mostrare comprensione. Appena potrai, sarai il primo a dover essere pagato. Farò il possibile per farlo, papà. Sì. Adesso vai, Massimiliano. Lasciami solo. Ah. Troverai il testamento nella cassaforte. Vai. Vai. Papà, siamo salvi! Papà, siamo salvi! Salvi, salvi! Oh, papà, papà, siamo salvi! Ma cosa vuoi dire, Julie? Apritela. Che? Oh. Strano. Che c'è? Dio mio. Si può sapere che c'è? Sì, le mie cambiali pagate, annullate. Com'è possibile? E la borsa? Come? Dote di Julie? Questa borsa era la mia. Ci sono anche le mie iniziali. Ma l'avevo regalata, figuratevi, al vecchio Dantes 20 anni fa. Ma com'è arrivata nelle tue mani? Babbo, quel signore che vi ha prorogato le cambiali mi disse che avrei ricevuto una lettera e che avrei dovuto fare quello che mi veniva indicato. Ecco. Questa mattina mi hanno dato questa lettera di andare subito al numero 15 dello stradone di Meillan. E lì ci sono andata. Numero 15 di Meillan? Sei sicura? E come no? Ci sono andata e ho trovato per me la signorina Julie Moret. C'era questa borsa. Ma... Ma era... Era la casa del vecchio Dantes, quella, il numero 15. Ma non capisco che... E c'era questa borsa. Ma com'è possibile? E la lettera era firmata come? Sinbad il marinaio. Era lui. Questo che firma così. Era l'uomo della banca. Sinbad il marinaio. Ma non è possibile. Ma chi è? Non capisco cosa sia accaduto. Un'ombra che torna dalla morte. Un'ombra buona. La ragione mi sembra... Signor Morel! Ma cos'altro? Signor Morel! Il porto, sta entrando il faraone! Ma cosa dici, sei pazzo? Ma no, signor Morel, lui si viene fuori dal capo del castello di... E mi ha dato un sussulto al cuore perché mi sembrava proprio il nostro e non ci potevo credere. Ma poi è entrato nel porto! Il porto? Ed era proprio lui, il faraone! E ci sono tutti, signor Morel, tutti! Bene, no! Capitano, tutti, guardi, signor Morel, faraone tornato, sì, guardi. Addio, Morel, unico amico. Tu sei felice.
E io? Io mi sono sostituito alla provvidenza per ricompensare i buoni. Ora la giustizia celeste mi dia il suo posto per punire i colpevoli. Thank you.